Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi voglio rispondere a una delle domande più frequenti, che è quella: perché la Juve non riesce mai a vincere la Champions League? Allora, partiamo dalla finale più recente, che è quella di Berlino. Allora, la Juve arriva in quella finale quasi sognando, e con giocatori che si sentono insicuri tu non puoi andarti a giocare una finale, perché è quasi sicuro che la perdi, con giocatori che si sentono inferiori e non hanno il morale giusto per affrontare una finale. Primo, poi secondo me bisognava cambiare i terzini, bisognava prendere un trequartista e bisognava prendere un attaccante molto più forte di Morata. Quindi questo era il primo skip, poi non è detto che la Juventus vinceva, però comunque poteva fare meglio, diciamo. 2017 Cardi, fallora. Andava aggiustato, la difesa 3 non si può vedere, bisogna metterla a 4. Poi secondo me va aggiustato un centrocampista, perché intanto continuano a passare motorini. Comunque la difesa va aggiustata a 4, a un centrocampista, poi un centrocampista, serviva un centrocampista che è Kanté per esempio. Poi la squadra comunque era messa bene, anche se serviva magari uno in attacco al posto di Mandzukic tipo Aubameyang. Poi ragazzi, nel 2018 la Juve prende De Sciglio, però fa molte cappellate, tipo quella di prendere Matuidi. Gioca col 4-3-3. Secondo me la Juve doveva lasciare Pogba, doveva comunque non riprenderselo ma lasciarlo a Torino, doveva prendere Kanté e doveva prendere un terzino al posto di De Sciglio, perché secondo me con De Sciglio non vai molto lontano. Poi comunque l'attacco era messo bene, quindi se la Juve magari faceva comunque meglio, faceva una campagna acquisti migliore, secondo me la Juve avrebbe potuto vincere la Champions League. Poi ragazzi, passiamo all'anno 2019. Allora, stesso problema di prima, centrocampo. La Juve non è messa bene a centrocampo. Portiere, vabbè, Szczęsny, non ci faccio troppo caso, c'è De Sciglio. Terzino sinistri, comunque c'erano anche Alessandro, nel 2018, ripeto, Allegri poteva anche utilizzare Cuadrado come terzino destro, però comunque nel 2019 Cuadrado come terzino destro, Alessandro come sinistro, Chiellini e Benatia in difesa, e comunque la squadra già stava venendo. Poi non è detto che bisognava comprare il solito Kanté, intanto passano ancora motorini che mi vogliono rovinare il video. Comunque, non è detto che bisognava prendere sempre Kanté, magari ti giocavi sempre con un 4-3-3, sì, però Pjanic, prendevi Pogba e mettevi uno come Eriksen a fare il trequartista con Dybala, Ronaldo, e secondo me là bisognava lasciare Higuain, perché era il suo ultimo anno dove poteva fare bene. Invece Higuain la Juventus l'ha sprecato, secondo me, e questa non è stata poi proprio una bella cosa. Quindi Higuain, secondo me, andava lasciato. Poi ragazzi, passiamo all'ultimo anno, che questo è proprio un video flash. Nell'ultimo anno la Juve, cioè, non ha speranza, ha come titolare Khedira, ha come titolare Matuidi. Qua bisogna fare una vera e propria rivoluzione. Mamma mia, ancora motorini che passano. Comunque, De Ligt è buono come colpo, terzino, Cuadrado non male, Alessandro con... mamma mia, sti motorini! Scusate. Alessandro non male, però comunque serve un centrocampista stile Kanté, c'era Eriksen libero, potevi passare al 4-3-3. Poi, secondo me Sarri non è l'allenatore giusto per questa Juve. E vi spiego perché. A questo punto tu ti lasciavi anche Allegri, perché comunque Allegri almeno ti fa vincere. Sarri non ha fatto niente, a parte il campionato. Sarri ha un suo tipo di gioco che è unico, non puoi cambiarglielo. E quindi secondo me è uno dei motivi perché Sarri è stato esonerato dalla Juve. Poi ragazzi, cioè, bisognava rifondare praticamente tutta la squadra. Bene ragazzi, questo era un video flash, scusate alcune interruzioni, però è da una vita che cerco di farlo, e quindi c'è gente che passa qua, succede di tutto, ci sono anche i motorini che mi vogliono rovinare il video. Io vi saluto, lasciate like al video e noi ci vediamo. Iscrivetevi al canale, io vi saluto e ciao!